Adesso entriamo in questa parte molto esclusiva del museo dedicato alle sex machines, perché è arrivato il momento della nostra 5. 5. 5, 5, 5. Questo è interessante a livello storico, perché in realtà è un vibratore a mano, sì. Vibratore a mano che però nasce con... con i parrucchieri. Quando lo metti nell'elettricità, questo motore vibra. In che anni siamo? Oh, 50. Anni 50, ok. E da lì il passo a un altro tipo di uso, diciamo, è stato, sì, è stato così un po' velato, ma rapido. Ok, questo è un orsacchiotto, diciamo, sì, non ha... ha un motore dentro che poi lo accendi e vibra, ha la sua spina. Ha la sua spina. Quindi diciamo, forse per chi non riesce a staccarsi, sì, completamente dalla, dalla propria infanzia. Sì. Al numero 3 invece qui, attenzione, abbiamo praticamente una... un oggetto che è molto importante anche dal punto di vista sociale, se non sbaglio, no? Perché si adoperava per curare le donne isteriche. Le donne isteriche? Sì, se, se soffri di isteria, il marito ti porta al dottore che ti cura con ti questa... cura con... sì, la infermiera. Ah, poi... ok. È già il momento della numero 2, dove troviamo questo attrezzo che... può aiutare nelle faccende di casa. Sì, sì. È inventato da un trapano, okay, normale, che trovi... quindi uno può aggiungere anche il proprio Black & Decker volendo. Sì, poi qui si deve aggiungere una misura di... ognuno sceglie la sua misura, sì, diciamo. Questo è soltanto l'attacco, mette, no? Sì, questo si mette intorno alla vita. Alla vita. Si fissa e girando casa, fare le pulizie. Questo oggetto deriva dagli anni... 1800, 1900. Siamo nel 1800, la nostra numero uno è praticamente questo fallo che sembra un po' un corno. È fatto di un corno. È fatto, sì, di corno praticamente, però attenzione ragazzi, vince l'amore, vince la tenerezza, perché praticamente la donna, o l'uomo, chissà, magari anche... si può mettere la fotografia dell'amante, sì.